mattina parliamo della Lossodromia. La Lossodromia è una delle tre torri più importanti in navigazione. In realtà dal 1500 ad oggi, nonostante tutti gli sviluppi tecnologici che ci sono stati, le tre torri che sono rimaste in navigazione, le uniche, sono la Lossodromia e l'Ortodromia. La Lossodromia viene utilizzata per un motivo semplice, che abbiamo ancora a disposizione a bordo della nave un solo strumento per indicare la direzione ed è la bussola. L'utilizzo della bussola magnetica per seguire la Lossodromia è fondamentale. Cosa significa seguire la Lossodromia utilizzando la magnetica? Significa dare al timoniere un unico valore di prora. Il timoniere, leggendo quel valore di prora, fa sì che la nave segua correttamente la Lossodromia. Ora invece di bussola magnetica si parla di girobussola. A bordo troviamo sia la girobussola sia la bussola magnetica, ma il concetto rimane lo stesso. Leggendo sempre lo stesso angolo ad uno di questi due strumenti, la nave seguirà la Lossodromia. L'ortodromia allo stato attuale può essere seguita con delle strumentazioni. Dario, ma che stai facendo? Se non devi guardare nulla, vattene. Vattene! 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 Ti ho detto di startene fuori, vattene! Vattene! Vai! Pilota o il pilota automatico, la stessa cosa. Dario, amici, ciao,